Amici sportivi del grande wrestling, Emanuele Filoni, Davide Montebello, vi danno il benvenuto alla puntata numero 264 targato WWF Civilization. Eh sì, signore, la puntata si apre con un pre-show importantissimo, perché a WrestleMania 42 avremo un match d'eccezione che vedrà coinvolto il nostro campione hardcore, ovvero Tommaso Cappelli, avere una sfida a 5 signori, a 5, avete capito bene, sì. E i partecipanti ovviamente oltre a Tommaso saranno Michael Thompson, Jack Adams, Rod e lo stesso Barclay, quindi È difficile, beh, io direi che molto probabilmente i fan andranno con Barclay, però te la butto lì, Michael Thompson potrebbe essere la sorpresa, dici? Sì, perché comunque abbiamo lottatori di tutti i tipi, quello potente, quello furbo, quello rizzoso, quello comunque quello esperto, peticchia. Quindi quello stupido. Vabbè, a parte scherzi. Però sarà un match molto difficile. Però per quanto riguarda questa sera, quindi Davide, i quattro praticamente sfidanti si affronteranno innanzitutto. Eh sì, in un match appunto a quattro, quindi tanta roba. E poi soprattutto questa sera avremo, diciamo, una forse resa dei conti, potremmo dire, fra la campionessa Alice Walker e Flora. Ovviamente il titolo non sarà in palio, ma se avete seguito Civilization avete visto più o meno come Flora si è presa questa sorta di, diciamo, rematch, dai. Sì, rematch, sì, possiamo dire così. E poi nel nostro main event avremo il signore Anubis Star che potrà tentare di arraffare il titolo All Star dalle mani di David Johnson, Anubis Star, l'underdog per eccellenza, che ragazzi, se dovesse vincere si troverebbe, credo, nel tetto del mondo in queste poche settimane che ci separano da WrestleMania. Sì, quindi avremo anche un altro match interessante, ma penso abbastanza scontato, tra Karen Cardiff e Tommy. Ecco, sì, perché l'hai skippato proprio. Non per Karen, ma per i Tommy, chiaramente. No, beh, per i Tommy non credo sia l'avversaria migliore per la Cardiff, sinceramente parlando. Attenzione, però, fuori programma immediatamente, perché Max Cougar, il campione internazionale, si presenta qui ad Austin, in Texas. Eh sì, signori, eccolo qui. Mamma mia. Beh, dovevamo in teoria partire col match a 4, in teoria, però. Vabbè, cosa interessante, vediamo che vuole Max, perché molto probabilmente vorrà, diciamo, prendere, come posso dire, a belle parole, per non dire peggio. Come no? Diciamo così, il buon vecchio Michael Thunder, che abbiamo saputo che quindi praticamente è stato lui a farlo fuori prima della Royal Rumble. Sì, e quindi fine. Davide, 2 più 2 fa 4. A questo punto, a WrestleMania 42, mi aspetto il loro confronto nel ring, anche se penso proprio penso proprio di sì, perché comunque sinceramente, allora, mezzo roster, diciamo così, è impegnato nel match per titolo hardcore, cioè almeno i nomi più blasonati, possiamo dire. Comunque Barclay, Thompson e Adams, cioè nomi belli tosti e forti, sì, comunque. Poi ci sarebbe Catastrofi, che è un po' lì nel limbo, diciamo, adesso nel mezzo, e
poi diciamo sì, più o meno tutti coinvolti. Intanto ascoltiamo le parole di Mascuga, dai. Oh, eh sì, mamma mia. Beh, in effetti. Sì, beh, sta un po' dicendo quello che hai detto te. Si è fatto luce su quanto, su chi era il protagonista di colui. Beh, sì. Dell'estromissione, diciamo, no? Diciamo una cosa, non credo che Cougar sarebbe arrivato nel main event probabilmente, però beh, lui ha vinto due Rumble, una a 20 e una a 30, quindi quello è vero, però non lo so, però qui dice delle cose importanti, ecco. Sì, sì, sta un po' ricordando quello che ha fatto, d'altronde, cioè, Cougar ha fatto così tanto che sinceramente sì, c'è un po' c'è da prendere un taccuino per segnarsi tutto, sì. Mi sa, alla fine, però vabbè, dettagli. Oh sì, diciamo, questa è una rivalità che va avanti da Genesis, anche se poi aspetta, sì, però questa sì, però questa non esageriamo, ecco, non spariamo sulla Croce Rossa, ecco. Beh, diciamo che Cougar è famoso in tutto il mondo perché ha vinto ovunque, quindi se la potrebbe anche un po' tirare, mettiamola così, dai. Sì, però sai, no? Sì, se sì. La tira poi va fa una brutta vita. E qui invitami con Thunder a salire sul ring, vediamo un po'. Sì, quasi con una sorta di filastrocca, potremmo dire, lo invita a salire sul ring, vediamo però se Thunder accetta l'offerta, perché l'offerta e la sfida, vediamo un po'. Eh sì, eccolo qua. Sì. Michael Thunder, a questo punto mi duole dirlo per Cougar, ma penso il probabile per uno sfidante, perché beh, io credo senza mezzi termini. E credo sia motivatissimo. Cioè, se lui veramente l'ha estromesso dalla Rumble, se è stato lui, allora, visto che l'ha detto. Sì, anche perché sinceramente, ecco, sinceramente non vedo altri che possono competere per il titolo di Cougar. Cioè, potrei farti un nome, Anubis di nuovo, solo che sarebbe già visto e rivisto, cioè, diciamo così. Ah, e poi non è detto, poi bisogna vedere cosa succederà questa sera nel main event, perché se dovesse riuscire a battere David potrebbe trovarsi nel main event di WrestleMania, quindi sarebbe una sorpresa, sarebbe una sorpresa, non tanto per le capacità di Anubis, perché insomma, è chiaro, ha grandi capacità, però davanti a un David Johnson così bastardo che potrebbe approfittarne in qualunque modo, quindi beh, sappiamo che comunque David è uno dei più esperti sulla piazza, poi se diciamo hai fatto team per vari mesi con uno come Max, vuoi che Max non ti abbia rifatto un po' i connotati, insegnato come vincere anche nei momenti di difficoltà, quindi infatti, quindi vabbè, per non dire ti ha insegnato a rubare. Però vediamo un po' che succede invece tra Michael Thunder e Max Cougar. Ormai questa è una canzoncina che abbiamo risentito e ascoltato mille volte, ma sì, è più o meno quasi, possiamo dire quasi un annetto che va avanti. Vabbè, potremmo dire. Sì. Però è un bel po', ecco, si parte molto bene, mi dicono. Ecco, beh sì. Beh, diciamo che Thunder qui non ha tutti i torti, Sì. Alla fine, però sì, Thunder è molto concreto, è uno che a cui piace più combattere che parlare, chiaramente. Beh, in effetti però anche qui non sbaglia la sua disamina, però c'è da dire una cosa, che non hanno mai avuto la fortuna di avere un match uno contro uno, perché hanno sempre avuto un rompiballi in mezzo, diciamo le cose come stanno. Ai tempi Masada, poi Nubistar, poi Cougar, Thunder non ha mai avuto un vero e proprio rematch, quindi alla fine cioè, sì, sono sempre stati lì come per dire, due amanti che non si... Attenzione, attenzione, che qua sta ricordando quello che è successo nel post-match di settimana scorsa, quando Cougar e David Johnson si sono strette la mano, eccolo qui infatti, David Johnson. Beh, Dio. Cos'è che volete leccare il culo pure a lui dopo aver realizzato essere inferiore? Lo sfidone di Michael Thunder. Non so se questa ultima affermazione sia stata una buona mossa di Thunder, sinceramente, però te l'ho detto, questo Michael Thunder mi sembra molto sicuro di sé. Oh, Cougar lo provoca, attenzione! Thunder però dice, vabbè, parte. Allora, Thunder! Mamma mia. Tutti a casa, Michael Thunder è superiore a Max Cougar? Beh, a questo punto lo scopriremo, penso, a WrestleMania. Beh sì, anche perché penso che dopo questo attacco credo che Max credo se già ce l'ha legata un po' al dito, poi sai com'è. Dopo questo credo ancora di più.
Però qui Max ha fatto un po' una... Oh, attenzione! Ho visto figuraccia. Una mazza? Sì, sì. Oh, quel tanto Thunder però! Se ne frega della mazza! Quella era la mazza di Cougar, attenzione, è rimasta lì. Thunder non l'ha vista. Credo che Cougar l'abbia presa per pararsi, ma non è riuscito a... diciamo a reagire nel modo più... consono, ecco, possiamo dire così. È vero, però attenzione, perché Thunder deve stare attento, E Thunder non deve avere 48 occhi aperti contemporaneamente. No! Vabbè, però. Qui Michael ha lasciato una finestra aperta. In quella finestra si è picchiato aperta. Con tutto il corpo, ma scura. Eccolo con la mazza. Deve stare attento Thunder, perché Cougar comunque è uno dei più esperti, Ti può gabbare nell'arco di 5 secondi come è successo. Un'altra ammazzata dritta per dritta, mamma mia. Davide, questo è Max Cougar, è imprevedibile. Da un momento all'altro può tirarti fuori il colpo del capo. L'abbiamo visto anche contro Michael Thompson con la Secret One, quindi... Vero. Deve stare attento, ma deve stare attento Thunder. Perché è vero che sparlare, però... la convinzione però... miseria. Però non devi offrire spazi, perché Cougar è uno che ci mette poco a ribaltare il risultato, ecco. E attenzione, perché l'ha riportato sul ring e penso voglia dargli il colpo del KO. Si prende il bagno di folla in questo momento di qualche tifoso, comunque, che lo tifa comunque discretamente tanto, diciamo così. Direi che è una bella DDT ai danni di Thunder. Quando sei una leggenda, comunque sia, una porzione di pubblico, una fetta di pubblico, l'hai sempre a favore. Pare un po' strano, alla fine. Vediamo cosa fa, torna sul ring. Lo prende quasi un po' in giro, no? Tanto dice... Tanto vabbè, ne hai prese talmente tante che manco ti alzi. Sì, credo che Thunder qua abbia capito una bella lezioncina. Ma è normale, è meno esperto di Cougar, quindi... l'unica cosa è che lo qua... Lo prende ancora in giro. Max, ormai ci ha abituato. È andato in base di Dust. E qui... E qui si chiudono i giochi. Almeno per questa sera. Qui Thunder ha fatto una buona mossa ad attaccarlo per primo, però alla fine Max si è preso altro che la rimonta, proprio il rivincitone di quello cattivo. E qua gli ride proprio in faccia per ultimo, come dire, appunto, ride bene che ride ultimo. Questa è stata una bella lezione di vita, e a volte le lezioni di vita però ti insegnano tantissimo, veramente tantissimo, quindi Thunder Vai. Io spero una cosa, che Anubis abbia visto questa sorta di, diciamo, riscione, potremmo chiamarlo, anche se poi riscione fra molte virgolette, per appunto il suo main event, in quanto comunque affronta anche lui una pseudo leggenda, quindi sappiamo che basta poco per ribaltare il tutto, quindi soprattutto lui che questa sera ha un match importantissimo, Anubis, quindi forse paradossalmente gli hanno fatto bene queste immagini, non lo so, vedremo. Chi lo sa? Non lo so, vedremo quello che succederà, ma penso che siamo giunti al Fatal 4-Way, diciamo che era il nostro primo match. Quindi abbiamo avuto questo piccolo intermezzo, infatti il Lester Bucket si appropinqua a salire sullo ring. Davide, non so se abbiamo detto che il match a 5 in quel di pressione 42 per il tiro hardcore sarà un elimination match, cioè Extreme Rules elimination match. Sinceramente non mi ricordo, ho detto che c'è comunque questo match a 5 comunque contro, match eliminazione, quindi è anche difficile proprio per quello dirlo. È vero che anche se non fosse stata l'eliminazione sarebbe stato difficile pronosticare. Però allora, diciamo una cosa. Allora, Lester Barkley è il nome più grosso, cioè non solo fisicamente, è proprio il nome con due maroni tanti, ecco, diciamo così, siamo anche scurrili in questo caso. Tu anche per me, solo è. Certo, cioè, ci mancherebbe. L'ho fatto coi fatti. Poi ci sarebbe comunque Thompson, che negli ultimi, diciamo, anni comunque si è sempre dimostrato di essere uno, quando c'era da vincere, ha vinto, cioè. Ha confermato anche non poco tempo fa il fatto di essere un campione finalmente mondiale, è riuscito a coronare questo suo sogno. Thompson comunque credo che si possa ruolare fra i migliori campioni internazionali / europei, potremmo dire così. Direi forse il miglior campione internazionale della storia della WWF, che l'ha vinto tipo non so quante volte, però vabbè diciamo che conta quello, quante volte lo vinci. Sì.
conta tantissimo. Sì, ovviamente. Ma poi c'è Jack Adams che la scheda. Eh sì, la scheda, vabbè, buonanotte. La scheggia impazzita del gruppo, per non dire così. Insieme a Tommaso, però paradossalmente. Perché anche Tommaso non è che. Beh, sia Tommaso molto... è il campione ed è quello che ha tutto da perdere. Infatti. Io direi, però, se dovesse perdere il tiro al coro, sti cavoli, posso? In effetti. Poi c'è una cosa. Vai. C'è Rod. Rod è l'unico che sinceramente non riesco a collocare, se devo proprio dirti la verità. Allora, Rod l'altra volta l'abbiamo visto, no? Rincurrare un po' Soldier, che quella questione dobbiamo un po' capirci qualcosa. Quindi vediamo se Rod sta pensando più magari a Soldier, a quella sua situazione. È molto probabile. Molto probabile. Anche perché sinceramente non credo che Axel e Soldier riescano a mettersi d'accordo così facilmente. Magari per riformare un team, soprattutto dopo, ripeto, dopo come si lasciarono qualche mese fa. È vero, però secondo me più Axel non vuole tornare, no, a far parte di questo Soldier. Perché se ti ricordi, c'era stato un segmento nel quale Soldier più o meno cercava di riavvicinarsi, di riappacificarsi con Axel. Axel invece ha detto no, tu pensa ai cavoli tuoi praticamente. Però sai, però sai, quando hai nemici come gli OP, che non sono nemici qualsiasi, sono comunque sia uno storico tech team rivale. Tra l'altro è OP che, se non erro, pare siano presenti questa sera nello show, Sì. Quindi... No, stavo dicendo, per chiudere il discorso, gli OP, Davide, sono comunque un rivale, un tech team rivale storico degli Originals, anche altrove. Poi sono i campioni di coppia, quindi non è che dici non combatti per nulla. Ecco, forse queste sono le due motivazioni principali per le quali Axel potrebbe e Soldier potrebbero tornare insieme. In effetti non è tutto corto, però vabbè, ci sarà da vedere, perché comunque i Soldier da solo non, cioè, non può proprio fisicamente. Cioè, ok, magari fai il match, ok, è un handicap match, sì. Quanto duri? 5 minuti? No, prima che i numeri ti distruggano? A meno che non affronti un gruppo di pippe, forse puoi dire ancora. Però quando affronti due nomi comunque grossi come quelli degli OP, ma anche perché Rod adesso è impegnato, ecco qui, intanto è impegnato in questa crociata per il titolo hardcore, quindi sì, direi che altre gatte da pelare. Beh, in effetti, anche perché comunque Rod ha bisogno di tornare in auge, perché sinceramente era un sparito dai radar, per dire così. Sì. E sinceramente, come ti ho detto prima, quando stavo facendo l'esame, diciamo così, dei vari partecipanti, lui è veramente l'unico che non saprei dove collocarlo. Cioè, manco come underdog alla fine, perché un fuori corso, dai. Sì, cioè, non saprei che termine usare, sinceramente, perché Rod, come ripeto, è sparito dai radar da tanto. Quindi, può fare il miracolo, per carità divina. Però, beh, magari vince questa sera, che ne sai? Noi tutti a dire Thompson, o tu hai detto Barkley, e invece vince Rod. Che ne sai? Tutto può succedere, in WBF. Quello indubbiamente. Poi vince Barkley, io ti dico, visto? Avevo ragione. Te l'avevo detto, come la gente ormai dice, no? Dai, basta che non si iniziano a lamentare di chi perde, perché sennò siamo finiti, veramente qua. Al frutto e alla frutta, no, eppure alla Macedonia, specialmente in un Fatal 4-Way che alla fine non è in palio un titolo. Però comunque sia, vincere questo match, vai praticamente, dico quasi, a WrestleMania, perché poi ci sarà un'altra puntata. Beh, sicuramente ci vai galvanizzato, però ci vai galvanizzato fino a un certo punto, diciamo così. Sì. Per certi versi. Però si può partire, signori. Guardateli intanto. Rod mi sembra l'unico che dice. Forse meglio. Sì, forse è meglio far partire gli altri tre. Vado fuori. Ho lasciato il gas acceso. No, però ce la prendo subito con Jack Adams. Sì. E dall'altra parte, diciamo, una sorta di riscontro, ecco, potremmo dirlo così, fra Thompson e Buckley, Quindi, sì. Mamma mia. Molto interessante, bravo Thompson che butta all'esterno il gigante. Io però posso, okay. Thompson a Civilization, voglio vedere che farà. Perché sinceramente io lo vedevo meglio a Genesis. Però forse sai, Civilization è sempre il roster numero uno.
Beh, adesso questa chance per il titolo hardcore comunque, che potrebbe... Oh, magari vincerlo, eh. Chi lo sa, però bisognerà vedere WrestleMania, anche perché, ripeto, c'è Lester Barton. Quindi, tanto che... Oh, suplex. Appunto. Cioè, non per dire. Però, oh, se no potrebbe approfittare magari in futuro di una ulteriore chance al suo ormai amante segreto, il titolo internazionale. Anzi, ormai non più tanto segreto, diciamo così. Sì, però vedremo, dai. Tanto qui intanto uno schiaffone. O magari vuole provare il titolo star, Dopo vedremo, dai, che succederà. Tanto qui diciamo che allora Rod e Adam si stanno menando all'esterno. Buona idea per Rod, perché comunque può sfruttare l'ambiente e fare dei discreti danni, sì, a Adams, eh. Però la stessa cosa al contrario, ovviamente. È vero, intanto Leap Frog una serie di... Vabbè, sì, dai, manovre... Beh, diciamo Thompson manovre a te... Porca miseria. Basta. Dai, però, Thompson non puoi manovre fare... Manovre a te a fare una figura di me. Ma io direi che lottano nel ring quelli che possono vincere il match, no? Quelli che sono pronosticabili. Sì. Ma non che Adams non lo sia, perché adesso... Però forse no, Adams... Non lo so, magari sarà pensare, sai, uno sempre imprevedibile, Adams, quindi sì, magari ti fa questo della Madonna e poi dopo perdi il match. Beh, allora, diciamo la verità, non per dire, Adams anche lui era un po' crollato nei, diciamo, nei, non posso dire, nei ipotetici ranking, perché se uno ci vuol fare i conti in tasca, i nomi che forse possono vincere questo match a 5, appunto, ad eliminazione, sono o Tommaso, in quanto è campione, quindi sicuramente andrà con un cervello diverso probabilmente in quel match stasera, o Lester Barclay o Thompson. Io ti dico questi probabili tre, perché comunque sono secondo me i tre che possono veramente farcela. Poi io magari la sorpresa c'è, ci sarà, chi lo... Beh, sarebbe anche bello tanto magari qui... mamma mia, un nuovo campione hardcore tipo Rod, perché magari Thompson, magari sai, essendo uno che ha già vinto il main event di tanti eventi, beh, diciamo la verità, diciamo una cosa, andare con, come ho detto io, con quegli ti dire vincere è facile, però è gente che quando c'era da vincere ha vinto, quindi un po' come per dire, vai con un nome così dal nulla o vai con l'usato garantito? Sì, tre, vai, diciamo, con l'usato che... garantito, diciamo, cioè, sinceramente, diciamo che... Oh, tanto qui miseria di Barty, mentre Thompson si carica, sì, per la White Noise. Sì, ecco. Segno. Però c'è da dire una cosa, invece mi sto dando parzialmente ragione, però con quello che ho detto, cioè diciamo che i nostri pronosticati, ecco. Beh, non è che cioè ragazzi, sono i nomi più forti, cioè, parliamoci chiaro. Brokick, miseria. Brokick, c'è lo schieramento. Però c'è Barclay. Mamma mia. Attenzione, Lester Barclay, attenzione, perché mi sembra non abbia mai vinto il tuo hardcore, Lester Barclay. Quindi penso proprio di no, sai. Credo che abbia vinto più o meno tutti, tranne appunto tutto l'hardcore alla fine dei conti. Non so se ti ricordi, Davide, perché parlavamo di tanti anni fa, che Barclay arrivò con il titolo di un'altra federazione. Della TWF, se non sbaglio. No, proprio un'altra federazione, la Cove Honor. Pensa un po'. Ah, giusto, vero, 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 c'hai quindi ragione. Pensa un po' comunque sia il lottatore che ha portato un altro titolo di un'altra federazione qui, vabbè. Roba forte, non a tutti, beh, è permesso, anche perché l'ha portato e l'ha difeso quel titolo. Beh, diciamo che comunque non è da tutti, alla fine dei conti, quindi tanta roba per Lester, per il giovane Lester Barkley di quei tempi, dato che miseria, tanto serie di uppercut di Jack Adams sul diciamo il più debole dei quattro, non per la storia ma per ma sicuramente per quanto riguarda periodo. Pugnazzo, sì, periodo è quello che ha fatto una mazza, dropkick di Jack Adams. Qui Lester Barkley prende la mira con Thompson, però gli è passato avanti. Ce l'ha. Oh, from Power Slam. E dall'altra parte London Eye. Sì. Si lamento, uno. C'è Jack Adams che fa buona la guardia, però così bucca questo uppercut. Se fossi in loro, gang attack su Barkley. Cioè, un po' di cattiveria. Bravo Thompson. Beh, d'altronde Barclay è quello più grosso, è quello più minaccioso. È un pluri campione mondiale. Però attenzione, perché adesso Thompson vede un Rod un po' troppo vivace, diciamo così. E quindi dice, vabbè, sì, un Rod che distante. Sembra
Rode che ha preso un spezzaschiena e è ritornato nell'inferno praticamente dove era uscito. Però qui c'è Jack, questo scontro mi interessa. Comunque, vediamo. Perché comunque ricordiamo che questi due erano in coppia, quindi sì. Ovvero gli Steel Brawlers, se non erro, quindi questo è uno scontro interessante. Però arriva Barca che dice no, non piace. Oh, vanno pure entrambi. Adam si salva, bro. Non so come. Si salva paradossalmente per poco, ecco. Mamma mia. Si salva per poco. Attenzione Rondo! Attenzione Rondo! No, Buster di Axel! Non ci credo. Rondo cosa si è inventato qui? Ha rubato una manovra. E quello va a chiudere. No. Colpo Mega. Uno, due, tre. Non ci credo. Non ci credo. Che inizio di Civilization, ragazzi. Mamma mia, Rod che dal nulla ritorna e schiena comunque l'Esther Barkley, ragazzi. Mamma mia. E schiena l'Esther Barkley, ha detto bene. Questa è una vittoria super, perché non solo ha vinto il suo match, ma devo dirti la verità, a me è anche piaciuto in breve vedrati chiaramente questo incontro. Beh, poi ha schienato Barkley. Questi match sono match caotici, quindi è anche difficile, come posso dirti, collocarli. Però ragazzi, cioè veramente gli altri due sono stati un po' due pirla alla fine, ad assemblare all'esterno del ring. Però sai che c'è, quando vieni preso dalla mano. Dalla mano. Sì, no. Dalla foga e dalla mano. Dalla forza e potenza. Vabbè, dai, avete capito. Dalla foga, è così. È così. O dalla foca anche. Mamma mia, comunque Rod ritorna e si becca uno schieramento su uno dei nomi più importanti comunque della federazione, quindi tanta roba per lui, mamma mia. Attenzione, Tommaso si presenta nel post match. Il campione, ricordo, d'altronde stava guardando verso il match. Sì, anche perché sai, ha tipo 4 avversari contro, non è proprio esattamente il match migliore per lui, secondo me li ha studiati per, cioè, mi sta studiando per bene, starà valutando determinate azioni, perché poi anche lui. Ma posso dirti una cosa io? Secondo me Barkley ha lottato a carte coperte, molto coperte. Sì. Non ha fatto tantissimo, quindi io starei molto attento a Barkley, ripeto. O magari fan dirà, a casa dirà no, che quel palle è sempre con Barkley. Sì, perché comunque adesso, sai, adesso tutti lo screditeranno, lo sdoveranno. Poi WrestleMania vince. Mentre Rod adesso deve dimostrare, quindi ha la pressione su di lui, tutta su di lui. Sì, in effetti. Tutto questo modo si prende il suo tempo, diciamo così, per esultare quei fan. L'uomo della moquette lo chiamerei io, dato che quel pelo lì davanti mi pare più una moquette che pelo. Però vabbè, dai. Vabbè. Vediamo, perché si è fermato lì e quindi c'è da capire cosa ha intenzione di dirci Tommaso, o di dire a Rod più che altro. Oh miseria, Però devo dire qua, proclamarti come prossima vittima della Real Thing Era, ma sono quasi stato forzato nel farlo. Non è che sei stato. Oddio, te pagano domani. Cioè, non è che. Real Thing Era, annunciarti che settimana prossima e te, poco prima del 42, saremo sullo stesso ring. Pure circondato da un'enorme struttura d'acciaio. E quello sarà solo un'anteprima di quanto vedrete a WrestleMania. Dunque, settimana prossima, Tommaso Cappelli contro Rod Junior. Ovviamente il titolo non è in palio, ma in uno stickage, Questo match è interessante. Sì. Vedremo se Rod riuscirà ad uscirne vittorioso, perché fare doppietta. Però sul campione hardcore, bella mazzata, per Tommaso sarebbe. Secondo me è importante vincerlo. È importante vincerlo, perché comunque potresti avere anche un ulteriore rematch dopo Vero. Se dovessi perdere. Vero, in effetti. Mamma Vabbè mia, ragazzi, annuncio interessante comunque. Sì. Noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra pochissimo. Vi lasciamo al promo di WrestleMania 42. I'm barely good.
patience. Beh, siamo pronti dunque per un match molto interessante che vedrà Flora contro Alice Walker, eh? Eh sì, un diciamo, come ho detto all'inizio dello show, una sorta di rematch, potremmo dire così, sì. Anche se, ripetiamo, il titolo non sarà in palio, in quanto la regina lo dovrà difendere direttamente alla WrestleMania contro... Oh. Aspetta, aspetta, ancora una volta c'è un fuori programma, ormai non parliamo più perché tanto sempre contraddetti. Tanto qui c'è un atleta di... credo Genesi, cioè non si capisce ormai questo passamano, diciamo che John Cage ormai è tutto fare perché poi è il discepolo, diciamo, che si considera un dio, non può essere un discepolo, però è tra virgolette, diciamo, il mercenario di Brock, dai. Beh sì, mamma mia. Sì, ma John Cage era, allora, era stato, diciamo, campione europeo spostandosi per qualche, diciamo, no, settimana. Però Davide, attenzione, si è disinteso. Appunto, cioè, queste cose io sinceramente, cioè, non le capisco, cioè, perché un atleta di CDZ deve competere contro uno di Genesis, col titolo del roster di Genesis, cioè non ha molto senso, però vabbè, questo è il di Victor, quindi sai, bravo. Hai capito? Ecco, quindi non c'è tanta spiegazione su questo, dai. C'è anche una spiegazione poi... su cosa dirà John Cage questa sera, perché non ha un match in programma. Quindi. No. Beh, sicuramente vorrà, diciamo, centellinare e rimarcare una posizione con qualcuno di nostro conoscenza. Sì, però magari ci mette un po' più di sale, no? O magari lancia, non so, la sfida a Campione Star, ne sappiamo. Non credo a Campione Star, visto che Kevin Johnson è dalla parte di Victor, quindi non avrebbe tanto senso, ma magari è campione di nuovo un match 1-1 con Christopher. O magari con Bernie, perché poi alla fine... Ma non lo so, vedremo dai cosa farà, perché comunque le carte sono molto difficili da scoprire ultimamente, quindi prende il microfono, però presumi il microphone, il mic. Magari sentiamo, dai. Male. Oh, che bello, che delicatezza. Beh, lui è un dio, il dio della guerra, John Cage. Beh, in effetti. Però c'ha ragione quello che dice. Vabbè, ok. Mi sei fumato qualcosa. Mamma mia. E qui però si dedica proprio al diavolo di casa WWF alla fine. Sì. Mamma mia. Credo questa funesti che sì. Si rivolge a Bernie, in effetti. In maniera netta, palese. Però diciamo che per certi versi l'ho fatto, cioè Bernie te cose. Devo dire così, quindi. Mamma mia. L'inganno del diavolo. Perché vedi, tu mi hai dato un suggerimento diverso tempo fa. Attenzione!
succede? Oddio. E io l'ho fatto, ho conversato con l'uomo che apprezzo di più. Sì, ce lo ricordiamo. E deve essere il film. Questa storia è come mi racconta, è giusto che si parte dall'inizio. Il Mamma diavolo mia. molto tempo fa iniziare a capire che il tempo passa per un senso. Beh sì, quello sì, c'è può starci. Quindi secondo John Cage, Bernie lo teme, probabilmente sì. Non lo so, può essere, però Secondo John non... Cage dico, non secondo la realtà, non lo so questo. Sì, ma anche se fosse secondo la realtà, pues sì, forse. Ma più forse, non credo, ecco. Mamma mia. Mamma mia. Però quel John Cage, oh, provo abbastanza criptico, alla fine anche. Beh, Racconta un praticamente sta po'. dicendo che è tutta colpa di Bernie, cioè che Bernie non deve dare la colpa a Victor Beh, sì, Horton. forse. Temevi che prendessi il tuo posto come essere più potente di questa catena, che è mortale hanno definito come vita. Mi ha svelato che tu volevi che io tradivo la fiducia dell'uomo che ha scelto me per portare la legge del caos nel WWF. Quindi Bernie voleva che John Cage tradisse Victor Horton, comunque cioè, se la prendesse con Victor Horton. Così pare. L'interferenza della Royal Rumble. Ti ricordi che Bernie ha detto la colpa è di Victor? E Victor gli avrà detto quindi no, la colpa è di Bernie. Lo sta facendo perché Bernie ti teme, Johnny. Si sta cagando Hai capito addosso, Victor come rigira miserevole. tutto? Che secondo me, secondo me. Vabbè. Mamma mia. Oh. Pensavo. Ah. C'è un solo posto in una leggenda come te può essere smascherata. Oddio. Oddio, ho paura di quello che sta succedendo. Sorbire la tua essenza Molta sovrana paura. per divenire non solo il dio della guerra della WWF, ma anche il nuovo guardiano degli inferi. C'è un solo posto dove poter ottenere tutto, facendolo estinguere e dimenticare quei stupidi risvolti. WrestleMania 42 comunque. Beh, qua ha lanciato la sfida, Beh, direi. qui ha lanciato, diciamo, legge con un guanto proprio poco di Quello che violenza voglio alla dirti è che sfida. io e te ci affronteremo a WrestleMania 42, ma non sarà un match qualsiasi. Oh no. Attenzione, che senso? Già abbiamo una linea Oh. stella ormai Infatti. perché. No, vabbè, dai, questo mi sembra un po' troppo. Mi sembra un po' troppo come cosa, cioè. Beh, però Bernie sei un orgoglioso, quindi sicuramente Sì, accetterà. beh, per carità, però. No, però secondo me che John Cage sta facendo il passo più lungo della gamba, eh. Oh mio Dio. Lo so. Secondo me Victor ha proprio inculcato qualcosa dentro quel Sì, però cervello regà, impazzito di John parlà di Cage. essere degli inferi, stiamo attenti che ci stanno altri due che sono, diciamo, Altri due. ritornati abbastanza cattivi, Infatti. potremmo dire. E tu non lo so, se gli inferi sia solo Bernie E ultimamente, dunque, quindi. praticamente John Cage lo vuole mandare in pensione. Diciamo così, il Bernie umano, dai. Sì, bisogna vedere però se l'Inps accetta, perché sì. Veramente. Cioè, stare attenti. Vabbè, ho detto l'Inps così a caso per dire, Comunque John ovviamente. Cage, Mamma mia. ragazzi. Insomma, Bernie, io penso dopo tutti questi paroloni, tutto questo discorsetto, dovrà Sì, far John Cage fuori, oggi che eh. si è svegliato con la mira di parlare tanto oggi. Tanto Sì. anche un po' parlando. Lunga vita John Cage, lunga vita al nuovo diavolo. Insomma, John Cage, il dio della guerra, fa le cose in grande stile, però deve stare attento. Perché potresti scottarti, John, se Credo vieni in molto contatto col probabilmente fuoco, che eh. potrebbe anche succedere. Molto. Ecco, a posto. Sta dicendo, io ho probabilmente paura che succeda molto presto. Ecco, appunto. Non c'è nessuno però. Non c'è nessuno. Che succede? What? Ma che davvero? Oh Bernie sta miseria. scherzando? Magari non è Bernie. Magari è Victor ancora una volta che fa dei scherzetti per mettere a Non ne ho la più prova. pallida idea. Oh, Oh ancora, mio Dio. ancora.
Non mi fiderei se fosse in John Cage. Fatto. E niente, ancora non succede nulla. Qui ragazzi però gatta ci prova, perché Lo sta facendo cagare addosso. direi che Bernie vuole usare la psicologia, d'altronde è il diavolo, non può fare altrimenti. Sì, in effetti. Un John Cage comunque che si è dimostrato comunque con Oh, oh! le Sì. pa... Allora, o sono le luci che non vanno. Come Bernie. Victor, paga i tizi Oh, della corrente. a Bernie! Oh, salve amichetto! Mamma Tom Storm! mia! Mamma Sono mia, John Cage! Ed è la risposta di Bernie questa! Questa è una chiara Aia. risposta! Peraltro John Cage si è anche aperto. Non so dire. Comunque Bernie che ti fa una Thompson non è che sia proprio la cosa migliore da subire Mamma nella mia, vita. Bernie! E vuole riprovarci. O meglio, vuole rifarla. Deve riprovarci perché ci è riuscito. Mi pare dimagrito Bernie, o sbaglio? Non lo so. Cavolo, sei un po' Beh, snellito. direi comunque sia che è sempre Mamma mia. Bernie. Che Oh, comunque. miseria. Credo che Bernie non voglia andare in pensione. No, Con credo quella proprio di vaga no. pensione. E a questo punto Davide avreste il 42, però mettere in palio tutto Bernie, eh. John Cage contro Bernie. Bernie se perde va via. E questo potrebbe essere il Mamma mia. match più storico di Wrestlemania 42. Molto probabilmente sì, eh. Anche perché se John Cage riesce a far ritirare Bernie. Sì, tanta roba, alla fine, tanta E roba. come lo fermi Mamma mia. dopo John Cage? Non lo fermi. Perché poi è stata da parte anche di Victor Orton, quindi. Appunto. Sarà curioso. E Victor lì avrebbe praticamente i più forti sulla piazza, cioè avrebbe forse Davidson se riesce a mantenere il titolo anche quelli di WrestleMania, avrebbe John Cage che se riesce a battere Bernie potrebbe essere la sua arma di distruzione di massa È vero. praticamente. Anche per il titolo internazionale John Cage potrebbe tornare, quindi. Appunto, appunto, cioè mamma mia, cioè ragazzi avrebbe Victor già con due nomi avrebbe diciamo in controllo tutto. Attenzione perché John Cage potrebbe anche dire: io voglio tornare a Genesis a riprendermi appunto quel titolo di campione internazionale. Come ho detto, no, europeo, scusate, europeo. Oppure vado a Genesis e mi prendo il titolo global. O tiro global, però diciamo che dal punto di vista del regolamento lui potrebbe avere un rematch contro Christopher. Vero, in Quindi non effetti. ruberebbe niente in quel caso, dobbiamo essere sinceri. No, perché comunque lui il titolo l'ha perso, ma credo che per il momento abbia altre mire, magari dopo Direi WrestleMania probabilmente, chi lo sa, che ha vedremo. delle mire belle e bellicose, diciamo così. Oh! Oh, Sono qui. quasi si Oh, mi scontrano con do. Carla Blonde. Oh. E chi non vorrebbe scontrarsi con Carla Blonde? Però qua paroloni di Carla Blonde. Mamma mia. Flora molto nervosa, Beh, però diciamo che non ha stessi sorsi. Sì. Oh. Oh, minaccioni! Volano minaccioni! Attenzione La anche cara blonda qui! dice pa gli fa paura, Però Flora ha Addirittura. visto che gli ha detto, stai attento che qualcuno potrebbe portarti via quel titolo. Stai attento che qualcuno arriva, fa il fotti fotti e Io non vorrei che mi Flora qua però, cioè, è stata esperta perché una che dice così già dice, mette le grinci, no? Sì, quello Prima assolutamente, dice, però. oh, andiamo a vedere se batto Alice Walker. Se non la batto potrei avere un match. Perché Sì, anche perché comunque sicuramente. ragazzi, cioè, qui se Flora dovesse vincere potrebbe strappare una chance di andare appunto anche lei contro Alice in quel di WrestleMania, perché qui ha comunque battuto, avrebbe in teoria battuto la campionessa se dovesse verificarsi questa situazione. Anche se la vedo difficile. Sì, io la vedo dura perché comunque Flora, secondo me, anche questo, visto questa situazione psicologica di Flora, non la può portare se non la vittoria, non riuscirà a portarla alla vittoria, mettiamola così. È una Flora molto nervosa Molto. perché sa che comunque se dovesse fallire, no? Sì, crolli, Beh, direi. crolli e questo problema purtroppo se lo sta portando avanti da mesi. Diciamo la verità. Mesi in cui Flora secondo me non è neanche il massimo della forma, te la butto lì. Ma guarda, a me ti ricordi la Flora, quella rossa, quella cattiva, quella che non badava spese? Per me quella deve tornare. Perché, ok, così a far vedere che tu intrattieni il pubblico va bene, però se tu sei nata. Troppo
Posso dire una cosa? Secondo me dovrebbe in effetti, come dici tu, tornare la, La posso dire, messicana, dai. la, La sì, perra. quella che se la tirava anche, che se la menava, se la cantava anche, che Ragazzi, comunque se la oh. cantava però, Beh, come la chiamo? direi che se la cantava poco poco, guarda. Una che se la canta, che però può meritarselo, diciamo, questo Beh, essere diciamo che canterino. ai tempi erano molto simili Flora e Alice, quando Flora era ancora quella con i capelli biondi, sì, biondi, rossi, e Alice era ancora, diciamo, una creatura umana, più o meno, come delle acce con noi siamo Ok. usciti. Sì, diciamo che Alice però è sempre stata un po' la bastarda di turno, anche quando era dalla parte del pubblico, per cui Beh, sì. secondo me è sempre rimasta bastarda dentro, ecco. Beh. È natura, credo, Sai, a no? volte quando cerchi Probabilmente. di intrattenere il pubblico, perché magari c'è un periodo in cui tu da cattivona, diciamo così, non riesci a ottenere successi, no? Dici, forse Sì. è tempo di passare dalla parte del pubblico, cioè di passare tra i face, come si usa oggi dire, no? Sì, può essere, sì, in effetti. Però a volte se tu sei nata da il, mettiamola così, uso questi termini un po' comuni, È è difficile perché difficile si è poi. abituato. Tanto qui si può partire, signori. Un match importantissimo, subito Ellis di cap. Ah, sono in Flora con la testa st'altrove, però vediamo se riesce a reagire. Va Sbaglia male. tutto! Oh, no, Troppo! no, C'è tagliato il costume! schieramento. Oh, sì, Uno! vabbè. Niente. Stavano a cascare le mutande Vabbè, all'arbitro diciamo che praticamente. l'arbitro anche se l'aspettavo, però Flora se la carica Oh, qui. Gorilla Press, sì, brava Flora. Dai Sì, però. match strano, nel senso che è partito subito con delle mosse comunque che non ti aspetti. Ho paura che, sai, no, quando partono i match a razzo, come finisce? AC. qui fa molto fa. Oh, calcione presentato. Oh, miseria. Aia. Aia. La tira per i Oh. capelli. Questa è Alice Walker. Subito schieramento, però. Uno. Povelitario, è un. Sì, Alice che non fa sconti, ragazzi. Alice è veramente una che, quando combatti con lei, veramente, lei e gli sconti non sono amici su Facebook. Sì, beh, a Possiamo dire questo così. punto Davide avremo un carry Cardiff contro Alice, però ripeto, Sì. come detto te. Oh, Oh. cosa sta facendo qui? Zè! What? Doppiocino. No! Oh, una No! pedig. No! Mamma mia! Dal Questa è paletto. Questo questa è pedigree un'ammazzata violenta. modificato. Uno! Uno! Due! Niente! Due! Mamma mia. Beh, potremmo definire una facciata con un doppio uncino, dai. Vabbè, Pedigree. double underhook facebuster, poi dai. Sì, Cioè, cioè. semplicemente, perché poi è così. Mamma mia, però ragazzi, è un colpo che. Non dico che ti ammazzo, però. Ok, ma fai dei danni mica da ridere. Oh, Infatti Flora mi miseria. sembra abbastanza confusa, Marca stordita, boy. disorientata. Credo. Madò, cioè. Credo Oh, l'abbia. no! Anzi, Leg oh, drop. miseria. Credo la stia leggermente asfaltando. Ma devo dire la verità, però Alice sta usando anche tecniche diverse dal solito, Oh, cad. eh. Oh! Oh, miseria. Sparkle Splash da parte della regina. Posso dire una cosa? Cioè, se Flora qui non si rianima, cioè. Ciao, Ma cioè. Fatti. oh. Oh, No, miseria ma ancora. Flora, secondo me, è rimasta quasi È tramortita, rimasta a ma anche prima casa. del match. Sì, è rimasta anche Ancora da. di nuovo! Arbitro, Ancora! ferma il match, perché qua secondo me sono. Flora ha preso una commozione cerebrale, guarda qua. La Non si rialza. rialza Alice, però che gli dice, vabbè, dice. Te agili? Guarda lì. Credo che voglia tentare la Buckle Bomb, la. Come si chiama? Oh, L'altra Buckle miseria. Bomb. Sì, però c'è Flora per dopo sto match, No, cioè. no, Oh, no! miseria. Oh, Ma secondo me porca. Attenzio però c'ha Arbitro. avuto un infortunio qua, eh. Allora, No, no! il pet kick! Fermo! No! Arbitro, ferma il Evitalo! match. Flora! Evitalo! Ferma il match. No! Oh, L'ho porca. presa. È finita. Uno. Uno, Due. due, oh mio No. Dio, Flora c'è No, ancora, ma c'è per poco, secondo me. sì, c'è ancora. Qui ha resistito per. Forse Non quasi so. un istinto, quasi un riflesso istintivo. Sì, Di però. quelli, capito? Oh, miseria, la strozza. Arbitro. Vabbè. Sì, la squalifica, no? No, 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 eh. Flora, non dico che ha perso i sensi perché comunque non è ancora svenuta, però quasi, eh. Non ha perso i sensi, però ci avvicino. Mamma mia. Uno, Uno. due, Due. niente. No, 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 no. Solo due. Ma io Resist. comunque lo ribadisco, anche quel segmentino con Carla Blonde, quel siparietto, quella discussione.
Perfetto. Uno, Uno, due. due, e no. No, ma perché mi sembra una Flora troppo nervosa. Arbitro, controlla le condizioni di Flora. Cioè, non si sta. Cioè, ragazzi, non si sta alzando. Non si sta alzando. No, ancora. Vabbè, Vabbè, però dai, Prelis, prete. Vero che comunque. combatti, però, cioè, Oh, ferisci reagisce proprio. questo. Ah, vabbè, oh, non è che ti puoi aspettare. Oh, Oh, no, mi no, sembra. no. Vedi, non ha più riflessi, Flora. Sembra proprio essere mezza svenuta. Dai, Mezza altro sembra. Alzheimer, però. Se vuoi Uno, uno, due. Però avete capito, insomma, sta lì lì. due. Mamma mia. Cioè. L'apri Sempre dice. 2, quasi. Cioè. Vabbè, credo l'abbia fatto probabilmente. Guarda, c'è una Flora che si rialza. Qui Alice Walker le lascia un po' Vediamo, spazio. offre. Sì, però. Flora è più di là che di qua. Secondo me, dopo quella. Dopo l'underhook facebuster. Oh no, ancora. No, Oh ancora. miseria. Arbitro, ferma il match, No, dai. ferma il match, Su, ferma il match, ferma il arbitro. match, arbitro. Vabbè, sì, mamma mia. Qui non c'è. Cioè, qui non c'è match. Cioè, mi No, no. spiace dirlo, però. Uno, Uno, due e due tre. e no. Flora resiste grazie alla sua incredibile appunto resistenza, ma diciamo che non gli fa bene. Il Non gli fa. fisico, il fisico. Sì, il fisico resiste, ma non risponde più. Oh, qui Vediamo. evita l'under cross Reagisce action. qui. Reagisce qui. Ma Ma sì, proprio ciao, è riflessi, lenta proprio come. lenta. Mamma mia. Oh miseria, No, mio porca. Dio! Ciao. E Oh miseria. guarda, No, rincara vabbè. la dose probabilmente sul volto. Eh sì, dai. Boh, mi faccio. Mamma mia. Io valuterei l'idea di chiudere qui, Sì, arbitro. infortunio e via. Cioè, anche perché. Oh, mi va Però pure a ruba rubare. uno, Uno, due, due. niente. No. Si salva, si salva. Flora è in piedi, oh, più o meno. No, ma non ha Sì. proprio riflessi, non è più Oh, sbaglia scattante. però qui Alice la gomi. Sì, la gomitata, la spallata. Vediamo Attenzione, se Flora riesce. airship. La prende. No, non ci Sì, credo, l'ho preso. non se la porta. Sì, Double lay, sì, fa segno. Prendo la chiude stupidamente. è una double lay un po' fiacca, secondo me anche. Prova Fiacca, a reagire. insomma, prova sollevata al volo, Vabbè, ho comunque. capito, però. Vediamo Flora qui, la attacca butta al suolo. back. Oh, sì, scudisciata Sì. sulla schiena. Dai, schiena. Che la Rialza, rialzi? attenzione! La guarda! Perché? Double Oh, ancora! double Ancora! lay. Dai, dai, Sì! schiena. Sì, arbitro, però, cioè, Sì! buonanotte. Uno, Uno! due. Due! No, 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 no. No! Oh, comunque, anche Alice Walker le sta prendendo, perché è vero che. Però, che ha dominato Flora ha sempre, però avuto adesso. due a 2 minuti di. Oh, brava, Dragon Slayer. Slayer! Vediamo se va a Dragon Slayer! Dragon Slayer! segno. E qui cede! Qui cede Alice Walker! Vediamo se ci riesce. Vediamo se ci Ah sì, riesce. forza sì, forza sì! No! No, No! no, 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 no. Ha resistito la presa. Ha resistito la presa. Vediamo. Sbaglia Oh, qui Alice sbaglia però! qui. Forse è una manovra un po' troppo da accecata questo, l'ha fatto. Sì, qua Alice Vediamo qui forse ha Flora. preso un po' troppo, deve stare attenta, eh! In effetti, diamo lo schienamento un po' velitare. Uno! Uno, Due! due. Niente! Si continua, c'è cioè un momento in cui Flora adesso sta, non dico dominando, ma comunque sta facendo belle Si è almeno cose. ripresa, almeno, pare. Non so quanto possa durare questa ripresa. Forse l'adrenalina, probabilmente. È probabile. Quindi 5 minuti. Vediamo. Saranno già passati 3 minuti, 4 minuti. Vabbè, dai, però almeno un attimo, cioè. Rispetto all'inizio. Oh, no. Oh, no. No, Beh. Alice, no. No, No, finito. Finito il no, match. no. Ecco, ciao. Oh, miseria. Oh, miseria. Oh, Oh, porca. mamma Ecco. mia, qui. Qui potrebbe aiutarlo. Alice le ha detto, stai giù. Con delicatezza gliel'ha detto. Oh, Mamma mia, miseria. un calcio all'addome di quelli devastanti. E poi Mamma mia. chiudiamo. Natural selection. Bow down to the queen. Tutti a Pazza casa. sulla regina della natura, è strana sta cosa però, Ma da parte della regina poi. vabbè. Uno, Uno, due due e tre. e tre. Alice Walker, dai, domina almeno per il 70% del match, perché comunque c'è stato un 30% di Flora come reazione. Però secondo me questa non è la Flora di tutti i giorni, la posso dire bella una Flora, cosa? diciamo così. Posso dire una cosa? La vedo male per Karen Cardi, perché se Alice combatte così. Aia. Cioè, E taglia! devo dire che molti fan si sono un po' dispiaciuti perché magari volevano vedere anche un match a 3 a WrestleMania, però questa è la vita. Cioè, se uno vince, vince, poi pochi cavoli.
Eh sì, in effetti. Cioè, Alex Walker ha vinto e Alex Walker va contro la Riccardi. Vabbè, oh, dai, male che vada, starà una rosica. Devo dire. Vabbè, alla fine, cioè. Non credo che fan di Karen Cardiff starà una rosica. Quello no. No, fan di Flora. Sì. Probabilmente, perché tanto ormai no. Rosica oggi, rosicante anche domani, fai niente. Sì. Però vabbè, mamma a parte mia. Gli scherzi, ovviamente noi ci abbiamo contro tutti e tutti, lo sapete. Ovviamente. Come sempre. Un po' come Alice Walker, solo che non siamo belli come lei. Quello assolutamente. neanche ricchi come lei, però vabbè. Vabbè. Non metto il dito della ferita, però anche lei, scusa. Mi dispiace, fan di Flora. Ma chi ci ho sperato, perché non è che. Però forse non è neanche entrata nel match Flora, mettiamo una cosa. Molto probabilmente. No, vabbè! Vabbè, però Carla, no, sei una bastarda, sei veramente una. No, vorrei dire un altro termine, io però. Una gran figlia di papà. Sì. Don Spike. E poi ancora! Non ha digerito se non il fatto di essere stata messa in. Ma già Flora mi sa che ha subito una commozione cerebrale più barra qualche altro infortunio probabilmente. No, ma Davide, il problema è un altro. Che ti ricordi le parole di Flora? Tanto qui prende addirittura un tavolo. Sì, Flora non si regge in piedi, prova a colpire qui con dei pugni. Andiamo, Cirie. Sei stanca dopo un match del genere, cioè no. Sul tavolo. Mamma mia. E Davide, il problema, ti ricordi le parole di Flora? Che ha messo il dito nella piaga quando ha detto attenta che qualcuno potrebbe portarti via il titolo, Carla. Ecco, Carla non ha digerito queste parole, essendo una campionessa comunque ambiziosa, no? La conosciamo. Quindi. E forse posso dire che fosse più cattiva di Alice, anche molto probabilmente. Lei il codice morale però non ce l'ha. Alice forse un minimo ce l'ha. Beh, quando vuole portare rispetto lo fa. Allora, devo dire la verità, forse Alice è più solitaria. Una tipa un po' più solitaria, no? Rispetto a Carablonde invece. Beh, tante volte c'è d'altronde di regina ce n'è uno. Diciamo anche quello. Vacca boia, no, fermati. Oh, miseria. Peraltro cade sul tavolo, ma anche sulla rampa là. Il metallo. Però queste cose non si possono vedere. Dopo che Flora ha combattuto un match dove, tra l'altro, credo abbia riportato anche un infortunio abbastanza serio. Tu arrivi là. Cioè, tipo guarda, da. Cioè, ma non hai dimostrato nulla, posso? Da spiaggia futuro, però non hai dimostrato nulla. Qui è proprio da spiaggia, cioè comportamento da spiaggia. Beh, per non dire di peggio. Sì, sei di Victorian. Mamma mia. Però l'amministratrice ricordiamo, no, della divisione femminile qui a Civilization. Non che è moglie di Victor Orton, perché se lo fosse perso, che sai, magari. Però attenzione, perché qua non ha tutti i torti, Insomma, se hai attaccato Flora vuol dire che poi sei in debito con lei. Ci può stare con un ragionamento. Beh, sicuramente è un ragionamento che fila. Sicuramente. Quindi. Però. Se non ha fatto bene qui Seglia in dire questo match. Anche perché c'è una cosa da dire. Ci arriva Flora, però. Vabbè, diciamo che manca ancora un paio di settimane, quindi forse Flora si riprenderà. Però sì, forse non sarà al 100%. Quello. Sì, in effetti io avrei aspettato un attimo, per così dire. Però sì, magari durante la settimana. Però diciamo la verità, non possiamo essere ipocriti. C'è stato però quello che tutti l'hanno pensato, ti ricordi? Sì, però diciamo che per certi versi non ha tutto torto il Carla, appunto, quello termini più brutti del mondo, però vabbè, fa niente, dai. Anche qui una situazione piuttosto bollente, vedremo come si risolverà in quel di WrestleMania 42 quando il titolo Phantom Menace sarà messo in palio. Noi ragazzi ci fermiamo un attimo invece, restate con noi, perché torniamo tra pochissimo. Mamma mia, che situazione quella per la divisione femminile, Davide. Veramente molto bollente. Sì, mi, pre-
Mi preoccupa però la sta lo status e la forma di Flora perché non, cioè non la vedo molto messa bene. Tanto Oh! figliopi, eccoli. E infatti allora le voci che giravano erano vere. Erano Anzi, veri, però ogni sono tanto i rompi, report che sono si dei flop. trovano su internet sono veri. Dai, strano, meno male. Sì, vabbè, Strano. il report aveva detto che erano all'Arena Austin in Texas, però magari no, anche per una scorpacciata, per un, non so, per bere per mangiare qualcosa, Ma non poi è che. Dai. andiamo Gli OP però poi dicono vabbè dobbiamo combattere, vabbè, ma se non combattono comunque si fa. Devo dire che comunque si stanno facendo vedere abbastanza spesso negli ultimi tempi. sì, E se in essendo effetti campioni, campioni giustamente si fanno vedere, però ci sono dei campioni invece che si fanno vedere di meno e che a certi pervi non combattono. vero David. Frecciatina del Giove. Stasera come lo combatte? Stasera nel main event avremo David Johnson contro Ronnie Sì, Bistard però, contro Spike Powell. cioè, scusami un attimo, non si è mai visto un campione che dice no, io confondo la cintura perché c'ho la Vabbè, micheletto c'aveva da importante, fare dai, in ma quel che sto periodo, troppo, dai. scusate A te. Blackout, quella, la sera di domenica del Blackout, il scherzo ci fa là, c'aveva da fare. Sì, è giusto, è andato a mangiare il sushi, ecco, ti ricordi? Sushi, sì, sushi. Mamma mia, che schifo comunque, cioè... C'è qualcuno che porti ordine in questa federazione, sarebbe anche bello vederlo, Sì, però. in effetti. Vabbè. Sentiamo però le parole di Morris Knight, dai. Sì, in effetti. Insomma, passai 2 mesi dall'assalto all'Arena Possono Hall. Insomma. essere. Io ripeto, secondo me sono alleati parzialmente con Victor, sono i mercenari di Victor anche loro, però. Sai, Soldier e Axel sono nomi importanti. Oh, però. Tanto E qui Adrian Thunder alza la voce. che arriva ritorna alla Dark Family, però. Sì, avete cercato, ma se non avete cercato, non avete cercato, ecco. Infatti. Qual è il nostro storico tag team rivale? Qual è la peggior feccia che questo business abbia mai dovuto sopportare? Madonna. Esagerato, eh. Ce n'è tanto di fece che questo sport. Spettacolo, abbia Abbia, sì, sopportato. cioè, troppa, E quindi credo vabbè, che si stia riferendo agli Originals, eh? Se tanto mi dà tanto. dici? Se tanto mi dà tanto, sai. Ma da cosa l'hai presagito? Oh! Mamma mia, Morris è molto. sì, molto grazie, Molto carino, gentilissimo, delizioso. gentilissimo. Mi sembra una bella. Mi sembra una sfida questa, un lancio di una Ma sfida, come che fanno dici? questi qua a rimettersi in coppia? Cioè, se sono presi a parolacci fino all'altro Però giorno, adesso praticamente. hanno un punto di riferimento in comune, un Capito, avversario in però. comune. Mamma mia. Però. Però gli OP, ragazzi, mostrano un certo quantitativo di testosterone proprio importante, Mamma mia, qua. veramente. E infatti il pubblico invoca quasi gli Originals. Però attenzione, attenzione che succede. Oh, c'è Soldier! Arriva Soldier. Lasciami da solo con lui, Morris ci penso io. Attenzione, Adrian Thunder qui sfida apertamente Soldier. Vediamo se Morris però lo lascia solo. Io non lo farei. Beh, sono i due comunque. Ma In non lo ogni farei a lasciarlo caso. solo. Però lasciarlo solo bisogna vedere Dove se ne va? va Ah, o se ne se va si. Se... proprio! Morris se ne va proprio! E questo è un gravissimo errore di supponenza degli OP perché comunque Io sia avrei poi. lasciato solo il ring. Appunto. Oh! Oh, Ah. Churchill! Churchill! Non ci credo! What? Quindi. Axel! Si sono messi d'accordo! È tutto a merito del grande Rod! Che fa una cosa buona nella sua vita! Spear di Axel! Dai, almeno no. No, almeno una volta, oh! Grande! Almeno uno! Se è stato Rod, è un discepolo, è un navigatore, è un apostolo, è tutto quello di bello che Ecco volete! perché ha vinto stasera, Eccolo! galvanizzato, ecco, aia, Sì, mamma, Jack aia. Stamm sulla mazza, dritta nel deretano del povero Morris Vabbè. Knight, che non è più povero da. Cioè, dopo queste botte, eh. Queste botte proprio deve andare all'ospedale. Mamma mia, in effetti. Dove lo schianta? Oh, sulla No! ca... No, Sulla porca, aia. cassa! Ragazzi, queste casse per spostare ci vogliono in due, praticamente. Sono pesanti Sono come pesanti. E lo manda a un quel sopporto. paese.
Axel si sta dirigendo verso il ring, attenzione a Trent Thunder, si è distratto palesemente. Sai, quando ti fanno un gang attack, quando sei abituato a fare il gang attack che li subisci poi attenzione, fate soldier, sono... arriva sul ring, salve un uomo, boom! Che botta, ancora, oh miseria, lo ancora di colpire. Nuovo incredibile. Ti forse sono riusciti a trovare una valvola, un sulla sedia? Quasi sulla sedia. Non sulla sedia, però forse ne vuole fare un'altra e forse stavolta dice sì, stavolta sulla sedia. Voluto... un po'. Adesso prima ti ho risparmiato, adesso no. John Soldier Slam! Mamma mia che botto qui. Fa capo a povero Adrian. Qui gli OP hanno fatto un po' la figura dei coglionazzi. Hanno fatto la figura di quelli che pensavano di avercelo lungo e poi... momento giusto e poi ce l'hanno come vabbè, poracci oh si guardano però si guardano in vabbè diciamo che dopo quello che è successo negli scorsi periodi si guardano non proprio in un modo bello, ecco, vediamo non è niente. Il pubblico però li rivuole insieme, dai, è chiaro. E dopo questo assalto ai danni degli OP, mi sembra chiaro, però dai. Ecco, infatti Soldier fa il primo passo. Sì, te l'avevo detto pure prima, no? Però questa cosa mi ricordo molto, sai, quando ha un Bonzelli in pericolo, no? È il momento, è il momento di risorgere dalle ceneri. Il pubblico è tutto con loro. Rivogliono indietro gli Originals. Vediamo. Cioè, certo, però, e Axel è molto dubbioso, eh. Oh, fa culo! Ma certo che siamo tornati, e gli OP saranno presi a calci nel culo. Beh, in effetti sarebbe anche ora, diciamo. Preparate le valigie, che andiamo a WrestleMania. Vabbè, voglio andare a Berlino anche. Mamma mia, ragazzi, dunque a questo punto Davide a WrestleMania 42, mi sembra ovvia la sfida per i due di coppia. Sì, anche perché altri tecnici c'erano con equilibri molto onestamente pronti, ecco. Questa sfida mi sembra messa a punto di personale, quindi sinceramente però messi gesti non lo so, no, perché è vero che si fu culo, siamo tornati, ok, tutto bello, però ma quella mandala anche in quel paese, no, ha fatto il gesto di però Zagit, sai, no. Sai il riaprirsi il buco. E vabbè, Davide, dai, una cosa carina almeno. Eh sì, beh, gli OP qui si sono un po' tirati la mazza sui piedi da solo. Che succede? Cioè, non si può mai sta calmi qua, che è? Come Frank è sparito? Frank è sparito. What? Nessuno sparisce, lo sai, vero? Un cecco sembra molto materialista. Dobbiamo agire subito! Calma di Sherlock, che ci penso io. Vabbè. Aspettate, dunque Franco è sparito e Cecco ci pensa lui, quindi siamo messi bene se Cecco ci pensa, però. Cioè, come è sparito? Che vuol dire poi è sparito? Magari. Infatti, che non si ritrova, no? Che è sparito. Magari è andato a scusate il francesino, però. Vabbè, comunque qua veramente pure a Civilization la situazione è. Non è delle più comode, diciamo così. Mamma mia. Che credo che proprio Civilization ormai è. Non è che la ruba l'ha rapito Dead? Può essere. Dopo quello che è successo settimana scorsa, no? Vabbè, voltiamo pagina perché Karen Cardiff è già sul ring, pronta a sfidare Tommy Sakamoto in una sfida, diciamo che è quasi un allenamento per Karen, no? Sì, beh, abbastanza direi. Una sfida che però, ragazzi, è bella potrebbe essere anche bella grossa al tempo stesso. E c'è una cosa da dire. A WrestleMania affronterà una regina che pare abbastanza forte. Sì, diciamo. E non affronta i Tommy, mettiamola così, esatto. Ecco, perché uno potrebbe dire magari oggi vince anche facilmente Karen, però non hai Tommy a rispondere. Sì, Tommy che ultimamente è stata un po' la porta borsa, diciamo, di Alice per certi versi. Quindi sì. Però sai, a volte essere porta borse non è sempre una brutta cosa, nel senso, se vuoi un po' di ribalta. Beh, diciamo che è nel pre-main event.
fare un esempio. Ok, è vero che uno dice sì, però l'hanno fatto per cercare casa. Sì, però è stato un tremendo evento, buttalo via. No, ma poi comunque sia, sai, se non avesse avuto questo atteggiamento un po' spocchioso, non sarebbe neanche stato là forse. Ma secondo me lei è sempre stata. Cioè, io penso che questo spocchiosità sia anche un po' di famiglia, eh. Probabilmente. Ah, vabbè, sì. Akira style. Cioè, non a caso, gene. Credo sia genetica, no? A quando dico una volta la genetica è. Però signori, si può partire, stiamo attenti perché. Però ragazzi, Itomi ha una manovra che se riesce a mettere a segno potrebbe anche dargli la vittoria del match, eh. È vero. Quindi stiamo molto attenti. Subito con lo schiaffone, serie di colpi non proprio. Vabbè. Insomma. Cioè, dai, tu la metti sullo stile rissosa su un caricardi. Allora sei proprio una ciula. No, è giappa. Giappa, ok. Vabbè, dai, ricordi qui. Guarda che prende e gli fa un altro. Quello schieramento, uno. Niente, solo conto due. Però. Alzato la spalletta i Tomi, diciamo così. Sì, però, ragazzi, bella gine qui. La differenza. Cioè. Poco da dire. Cioè, poco da dire, mi piace dirlo, però. Veramente, la tallonata atomica di Karen Cardiff che tira giù i Tomi, però qui ribalta tutto questo jawbreaker. Bello cuff kick di Tomi, che comunque dai, alla fine è una buona lottatrice, non è una scarzona, eh. Sì, il problema è che Tomi secondo me si sta diciamo perdendo nei meandri oscuri, potremmo dire. Secondo me non si sta allenando. Mamma mia, sbatto. Sì, ma poi il fatto di essere comunque, ripetelo, la quasi porta borse di Alice Walker non è che faccia proprio bene, eh. Tanto qui una jawbreaker da parte di Karen Cardiff è un braccio teso. Eh no, non fa bene perché comunque pensi più a Alice che a te stessa. Quindi. Sì, in effetti. Andiamo. Pugnazzo qua di Karen. Altro pugnazzo. Qui però deve stare attenta la Cardiff perché all'esterno del ring. E il Tommy potrebbe essere qui per infortunarla comunque. Io credo che l'obiettivo di Alice Walker sia quello, Cioè comunque. Oh, bella! Questa combinazione stile giapponese che però non fornisce secondo me l'effetto. Secondo me lei Alice Walker sa che Karen Cardiff è un abituato a vincere, quindi essendo abituato a vincere a WrestleMania, diciamo che sì, abbiamo detto che Alice Walker è fortissima, però Karen Cardiff, beh, sicuramente il match per la Cardiff sarà nettamente di difficoltà superiore rispetto a questo, solo di WrestleMania sicuramente. Però deve stare anche attenta anche la stessa Alice perché mamma mia, spezza braccia qui, anzi spezza spalle direi. Però ha un bel obiettivo, ecco. Calcio aia. Big boot. Karen Cardiff potrebbe diventare campionessa, secondo me però tra buttò di sì. Perché è un ottimo momento di forma, mi sembra veramente non dico imbattibile, però non lo so, è uno scontro molto interessante questo comunque. Cioè non questo di questa sera, quello con Alice Walker intendo. Pure Buster qui però. Per me sì, però può essere anche perdere. Uno. Quello mi fa un po' cioè, come posso dire, non so che disamina giusta dare sinceramente in un match simile, perché abbiamo due che sono praticamente due mostri del ring, poco da dire. Sì, quindi, voglio vedere se avranno le difese alzate. Magari potrebbe essere anche un brutto match, nel senso che avendo le difese così alzate, sa, alla fine un attacco. Può essere, no? O magari il contrario, Chi lo sa? Vediamo qui Tomi prova un chin lock con Karen Cardiff che di volte più forti di te, però vabbè, fa niente. C'è una serie di calcetti qui di Tomi che sinceramente fanno poco contro una come Karen Cardiff. Poi la lancia all'angolo. Sì, un Tomi che è molto si capisce. Oh, suplex all'esterno. Aia. Anzi, superplex all'esterno. Vediamo. Va a segno e qui Tomi va a casa, Che botta e che botto deve. Mamma mia. Qui la rialza. Va a casa, penso, perché penso proprio di sì, No, la butta giù. Sbaglia, però qui sbaglia Karen. Sì. Errore qui di Karen, però. Andiamo a calcione di Tomi che lo fa qui, spezza collo. E double. Oh, bello. Suplex. Bello, bello. Cosa si è inventata la cuginetta di Akira? Vediamo se però forse se avesse anche passato qualche altro talento, magari. Beh, lei sa cantare, i Tomi, Akira non so, dai. Ho capito. Che palle, sono solo cantato a fare il cazzo, praticamente. D'accordo.
Volevo essere un lavoro, dire. dai. Attenzione, intanto Ah, qui. beh, quello sicuramente. Implant. Basta. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Oh, segno, mamma mia. Ce l'ho, tira giù. Scrivetto. Diamo uno, uno, due. No, oh, no, no, c'è no. Tre. Però attenzione, perché Tommy sta dimostrando di non essere qui a fare una brutta figura, eh. Vero, vero, vero. Il Tommy sta comunque portando a segno qualche manovra buona, però poca roba, eh. Oh, Murato! Bravo! Murato qui di Tommy, calcione! Cosa fa qui? Tentativa ancora di brimbassa, ma troppo prevedibile qua. Tentativo di fetticchia buster qui. Cardiff sbaglia, hai visto il calcione che ha spostato il corpo di Karen Cardiff letteralmente? Sì, quasi di striscio, però non l'ha colpita proprio benissimo. Invece Karen, non basta. Qui Karen è, come si può dire, molto potente in questo frangente. Vediamo, lei gira, gli dice stai lì, la prende con Shane e la vuole spaccare metà, mi sa. Sì, ma con l'aiuto delle corde. Eh sì, andiamo. Ragazzi, qua è finita. La schiena. Tommy. Uno, due, no. Si salvi Tommy, no. Grande resistenza la sua, ma credo che sia questione di sì, attimo. Credo. Sì, infatti, non credo che Tommy ne abbia ancora per molto. Sì. Quindi, molto, diciamo, claudicante. Però qui sbaglia la Cardiff, ginocchiata. Devi stare attenta qui però, Karen. Perché Tommy può anche lei ribaltare il match. Un pochi minù, no, oh, no. ruba qui uno, però Karen Cardiff troppo larga di spalle rispetto ai Tommy. Sì, poi schienamento velettario con poggio alle corde, cioè di lì, diciamo, non ci siamo proprio, ecco. No, ha aspettato troppo tempo, poi anche l'arbitro a posizionarsi, insomma, è stato proprio un fulmine, un flash, però. Si può aver tutto dalla vita. Qui, oh, sbaglia Karen, una culata terribile contro il paletto, e qui Tommy la furia con questo braccio teso. Poi la va a rischienare avvicinandosi un po' alle corde, però stavolta ci ripensa. Uno! E sai, sono questi gli errori che fai Tommy a volte, no? Proprio non sai che fare. Posso dire una cosa, è un po' schienamento del ca, sinceramente, per i Tommy questo, eh. Vediamo. Oh. Il nostro amico. Fare giusto. Scusi. Oh, attenzione! Anaconda Voice! Anaconda Voice! Soccare Cardiff! Mamma mia! Oh! Cioè, pure i Tommy, ragazzi, tecnicamente è incredibile, però non capisco. Forse qua gli scorre il cervello, evidentemente. In questo caso, però, per tenere giù Karen Cardiff, che la va a prendere. No! Oh, no. Il Tommy qui reagisce, può avere il vantaggio di posizione, vediamo. Oh, la va a prendere! Oh. Chicken Wing! Facebuster? Sì, a segno! Grande Tommy, brava. E no. Poi... No. Stick face. No, questo potrebbe però anche evitare. Questa non è una mossa che fa male a Karen Cardiff. Cosa no, assolutamente. Ha sbagliato, Non credo. Credo che Karen questa mossa non la tema manco per carità divina. Ecco qua. Erroraccio di Tommy, bello grosso. Uno, due. No, si salva, ragazzi, ma credo che Karen Cardiff possa entrare lo stay down. Sì, penso anch'io. La rialza, infatti. Sia alla frutta, però che prova a reagire con questo Arraget a perone cat. Diciamo anche o peperone cat se preferite. che bello, dai. La va dall'angolo, però noi ridendo e scherzando qui. Vediamo cosa si inventa. Stay down. Stavolta è finita. Stavolta è veramente finita. Però. Ciao ai Tommy, è stato bello finché è durato. Andiamo, la rigira e uno, due e tre. Karen Cardiff batte Tommy, però devo dire la verità, ci ha messo più del previsto secondo me. Sì, posso dirlo pienamente. Però ragazzi, comunque Tommy qui ha fatto un discreto match, Non mi sento di dire un match incredibile perché da un po' da questa parte i match incredibili di Tommy ti lasciano un po' a desiderare. Però messo in palio una resistenza bella importante. Secondo me non ha lottato male. Poi se tu vedi l'avversario che ha avuto di fronte. Eh sì, ovviamente. Cioè, comunque bisogna sempre dire anche questo. Se l'avversario è una forte, è chiaro che non puoi fare il match della vita. Ovvio, ovviamente. Karen Cardiff è pronta però, signori. È pronta per WrestleMania. Vedremo cosa succederà fra lei e la regina. E questo match mi intriga assai, La ribelle, la fuorilegge contro la regina, quindi ci sta poi alla fine. Mamma mia, sì, in effetti c'ha ragione. Giusto. Cioè, mamma mia. Una Karen Cardiff che non vuole sottostare agli ordini
alle prepotenze di della regina. Eh beh, diciamo che molti provorebbero. Beh, dipende con gli ordini. Dipende, aspetta. Non fare così. Dai, ragazzi, il pubblico. HP. Che succede? No, c'è il Smoker. No, vabbè, dai, però. Però qui Karen Cardiff se lo deve aspettare, perché Alice sta soltanto attendendo quel momento. Gli ha restituito il favore, diciamo, per certi versi. Sì. Possiamo dire così? Sì. Oh, miseria. La lancia via. Beh, diciamo una cosa, l'altra settimana scorsa Alice ha provato ad offrire la manina, diciamo, c'è, con la Cardiff che non ha accettato di buon grado. Posso? Davide, però, posso? Mi sembra una presa in giro quella manina, quella stretta di mano tentata. Vabbè, ma dai, ho un minimo di... E sono il papa, dai. No! Questa la fa! Porca Eva! Una combination pazzesca, ragazzi, tra le due. Oh, comunque tech team è futuro, tra queste. Presumo potrebbe succedere, no? D'altronde porta borse e datrice di lavoro. Che fa? Alice le ordina? Ordina i tomi di trascino. Cioè, ma proprio una schiava queste tomi, Beh. Cosa fa? La miseria. Che botta. Houston e che botto. Porca miseria. E poi no. Il pacchetto. Oh, miseria. Sì, però questa mossa non era vietata, raga. Cioè, mi fa bene tutto, però. Se ne vanno le due. Hanno fatto il loro sporco dovere. Sì, la regina abbandona per ultimo il ring per dire andiamo, forza. Mamma mia. Cagnolino, andiamo. Com'è caduto in basso di Tommy? Come all'inizio diceva no, non sono la schiava di Alice, però sembra proprio così. Le immagini dicono il contrario. Sì. Vabbè, ragazzi. Noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco. Vi lasciamo gustare gli ingressi di Anubis Star e David Johnson, perché il titolo WWF è in palio. Restare con noi. Contest is scheduled for one fall and is for the All-Star Championship. Finish it off, unstoppable. Yeah.
day. I'm the cult of personality, the cult of personality, the cult of personality. Introducing the champion from Miami, Florida, weighing in at 258 pounds, he is the All-Star Champion, David Johnson. Titolo All Star in palio, ragazzi. Anubis Star contro il campione David Johnson. Mamma mia, questo match potrebbe essere l'ago della bilancia per Anubis. Mamma mia, sì. Qui veramente la situazione si fa caotica, potremmo dire. Perché se David dovesse perdere, qui sono cavoli amari. Però sbaglia qui il primo colpo. Vediamo se me ne segno in seconda battuta. No, brava Anubis che lo ribalta il tutto. Sì, una situazione un po' strana, perché comunque quasi mai abbiamo visto questo percorso del titolo star, no? Che non veniva difeso a PRV e poi veniva difeso a due settimane da WrestleMania. Quindi è molto strano. Di solito, no, tu mi sei prima già sai chi va al main. Oh, qui Anubis sbaglia. Qui si è lanciato un po' a fetichi, però. Sì, però David Johnson, secondo me, l'ha intercettato, l'ha anticipato. Attenzione, perché David magari non combatte quando vogliamo noi, però poi quando combatte ci sa fare. Beh, quando vuole combattere Max Fugar, per dire, no? Ma dove stanno a prendere? Mamma mia, bello. Match contro Max Fugar era uno degli esempi lampanti. Qui però questi colpi, anche se sulla rissa diretta, mi sa che con David è un po' una carciofata, andarci giù. Anubis deve essere rapido. No, uppercut, non va giù Anubis qui. Non va giù, forse non l'ha neanche beccato benissimo. Però bravo pubblico, Anubis. Davide, comunque ho fatto un sondaggio e devo dire che il pubblico è 50-50, Cioè, non è proprio sicuro la vittoria di David Johnson. Diciamo, alla fine dei conti è giusto anche così, dai, per certi versi. Lo tira giù. Secondo me i voti sono anche influenzati dal fatto che David non piace più come prima, nel senso non piace a potenza caratteriale. Cos'è Anubis? Va che non bisogna una sorta. Bello la cross face. Sì. Però non ha bloccato il braccio. Quindi secondo me è una piccola sbavatura tecnica del non bloccare il braccio di Anubis. Braccio giù. No. Non va giù Anubis, clamoroso. E che è questo? Vediamo. Madonna. Vuole dare sfoggio di essere putente. Però inesperto anche, diciamo la verità. Questo è, credo, un match di caratura importantissima per lui, quindi ci può anche stare. Prova questo pugno, un calcione, vediamo, l'angina, tira giù, bello! Tira giù, è finito! Bello, vediamo, uno, due, solo due, però attenzione, Anubis Star, comunque dovesse andare a finire
anche se dovesse perdere, io credo che Anubi Star non uscirebbe comunque bene. Beh sì, comunque ha combattuto contro il campione dello Star, non è che ha combattuto contro il primo che passa. Oh, Panfetta! Oh no! Sì, bello! Preso, finita! Di schiena! Uno, due, e tre! No! Per poco, per poco, kick out del Montilla. Vediamo, passo. Non so se è una buona idea, Anubis, attento, andare sulla terza corda. Attento, no, le vita, ecco. Non lo so, si ha fatto bene a evitare a rialzare. Sì, poteva veramente, Errore qui di Anubis. Braccio teso di David che lo tira giù. Io avrei colpito quando David era ancora al suolo steso, chiaramente. Uno. Andiamo, no, niente di niente. Qui l'abito è un po' lento, in effetti. Sì. È vero, andiamo. Anubis sta lottando molto bene. Oh, pugnazzo di Anubis. E poi sento una... di Anubis, che però deve un po' calmarsi, ha questo carattere ribelle così. Oh, no, però deve fare danni, perché ho capito che deve fare danni, però se fai queste mosse volanti sbagli è peggio, Qui spezza ginocchio qui, mamma mia. Diamo calcione, no, deviato, deve lo prendere, pugnazzo dietro la schiena, pugnazzo, no. Parato da Anubis. Lo sai qual è il problema? Anubis, Anubis deve un po' calmarsi perché il match può durare di più per lui. Mentre per David se dura un quarto d'ora è peggio. Sì, in effetti. Quindi paradossalmente mi calmerei più che attaccare al razzo. Tu sei dell'idea prima, come ho detto prima, che il match parte al razzo non fa una bella fine. No, devi far stancare David Johnson. Per mio. E beh, quello sì. Oh, pugnazzo qui però. Pugno, forse anche pugno chiuso. Però vabbè. Fa niente, no? Dato qui. Oh, sbaglia la diagonale David qui. Calcione, no, braccio teso. Ha tentato la parata driver ancora, ma troppo prevedibile in questa circostanza. Prova David che si rialza. Power bomb. Aia. Cioè, la lancetta nell'aria, letteralmente. Ma Anubis Star è già in piedi. Mamma mia. Vabbè. Beh, diciamo che comunque Anubis è abituato a subire questi voli, possiamo dire così. Ce l'ha, ce l'ha. Oh, sì, Mezzaina lo tira giù. Sì, spezza collo. Lo va a coprire. Lo va a coprire. Uno, due e no. Oh mio Dio. No. Ancora una volta il terzo schienamento vicino al 3, Veramente, mamma mia. Diamo, cosa fa? Lo rialza. No, tira giù. Cosa fa qui David? David può adesso può inventarsi qualcosa perché ha le redini del match, però non conferma tutto e il pugnazzo di Anubis lo tira giù. Vediamo. E poi lo aspetta il varco. No, braccio teso di nuovo, mamma mia. È un David che fa un po' fatica, però lo conosciamo, anche contro Cougar ha fatto fatica. Oh, tira giù qui. Ecco qua. Magari anche perché non ha combattuto tanto. Uno, due. Però magari... attenzione, sì. Può essere anche che non ha voglia, anche quello. Però il problema è che David con una mossa può vincere. Anubis se ne deve fare tante, questa è la differenza, no? Quindi credo che Anubis debba stare attento alla Montilla bottom, principalmente alla powerbomb, quella con schienamento. Giusto. Lo aspetta il varco. No. Anubis si impedisce il caricamento. Pugnazzo di nuovo qui. E ancora Anubis, però perde tempo a esultare, a incitare il pubblico. E madonna, che fa? La mia dieta, che è? Fa un po' il babbo in questo frangente. Questa è l'esperienza che manca. Qui ha perso tempo Anubis, c'è poco da dire. Ha perso tempo e qui si può colcare la mattina. No, bravo Anubis, bravo. Deve essere un passo. So che è difficile, ma un passo avanti. Di striscio. Preso di striscio, allora lo riprendere. Però lascia fa. Si fa powerbomb. Andiamo. Uno, due. No. Quasi no break, no. Comunque c'è il kick out di David Johnson. Che però attenzione, qui potrebbe essere fatto oggetto della no. Da Dragon Tooth Scatter probabilmente, da caricamento. Sì, e poi lo butta fuori e qui secondo me commette un grave errore di supponenza e di inesperienza, non vista perché aveva tutto un David Johnson steso come pelle di Dai, sinceramente. Uno David che all'esterno del ring potrebbe anche purgarti con qualche manovra irregolare che l'arbitro non vede. E poi potresti anche vincere per il punteggio fuori, ma la vittoria di Pirro, sinceramente. Credi che questo David gliene fatta qualcosa, sinceramente? No, dico Anubis Star. Cioè magari si dimentica che c'è questo regolamento, perché poi quando combatti non è che non è facile sempre in mente. Nella foga del combattimento. Dio dei giochi! Te pareva. Guarda che vince per conteggio questo bastardo, David Johnson. Cioè.
Mamma mia. No, però le forze sul ring. Riguarda sul ring perché era stordito. Grazie al cavolo. Esatto. Cioè, ci vuole tanto. Satama. Sì, Satama Punch, sì. Detto Vabbè, bene. fa niente, quello che. Uno, Uno, due. due. No. Come è cambiato il match, eh? Come è cambiato è il un match? pugno. Alla fine. Senti, mamma mia. Sì, però ti sta negli occhi. Ci ha fatto la scarpetta con la cavità oculare. La spalla con Anubis, le spalle di David Un Johnson, però. Poi ha cercato qui Anubis, cerca di metterci una pezza. Però qui David. Non è. O che lo sta facendo? No, ancora! No, basta, ok, allora però, Bizzo, ma che ce l'hai! Però prova anche Anubis! Si è provato un belli to belli, però Anubis gliel'ha impedito. Vediamo. No! Doppio incino? No, l'ha capito, la Bomba Slam! La Bomba Slam! Che botto qui! E che botto anche! Mamma mia! Match comunque che rispecchia le attese, perché comunque sia molto combattuto. In effetti. Andiamo, prova qui. Troppo pesante qui. E vedi, te l'ho detto, Anubistar. Secondo me non ha fatto stancare così tanto David Jones. Si ha colpito. Anzi, secondo me posso dire la verità. La strategia che doveva usare Anubis la sta usando David. Sì. Finita. Ma qui la botta, ma segno. No. No, non dire. Ecco, è finita. Anubistar all'esterno non ha fatto niente, proprio. Andiamo. Uno, due e tre. No. Anubis c'è ancora. Però David lo vedo ancora abbastanza fresco. Però ne ancora vuole delle energie. Finita qua. Non so se sia una buona idea farne un'altra. Potrebbe essere un po' troppo prevedibile. E invece no, no, c'è invece, non ci credo. Mamma mia. Lo tira giù. Vediamo. Uno, due e tre. No, ancora no. Dal pubblico è invisibilio. Beh, solo due. Beh, d'altronde il Nubis vuole andare a WrestleMania, eh. Darci con questo bel bigliettone da visita. Bello importante, spallata al comeback. O poi magari a WrestleMania c'è il rematch, magari può anche fare una finaccia. Però almeno dicevo, vado nel main event come un nuovo campione. Davide, guarda qua però. Credo che il match sia finito. Oh, perché miseria. Lo rialza, power bomb. Oh, ma che boia che botta. Vediamo. Uno, due, no! No, Nubis dice no. Nubis dice di no. Grande match comunque qua. Come main event di Civilization. Grande resistenza di nervi comunque per l'underdog. Sbaglia qui. Ecco, questi sono errori da peso leggero. Comunque da peso semi peso leggero, diciamo così. Perché penso sia la heavyweight più o meno. Sì, no? Più o meno. E se non ero, sì. Cioè, quindi. Salta all'interno del ring, calcione qui, un po' troppo prevedibile, Fidel lo prende. La miseria, un germa super qui con stato di gamba uncinata, diciamo. Sì. Dire così. Magari Dan Jones avrà fatto meno mosse, ma nel wrestling non vince chi fa più mosse. Quindi. Uno, due, No. Beh, c'entra quando sai colpire, lo vediamo spesso e volentieri con sì. No, sbaglia qui. Grande Nubistar! Grande Nubistar, una carrana, schieramento! Vediamo. Era un break però. Uno, due. No. C'era anche un break netto come una casa. Per una volta va bene contro David Jones, non è che non è. Ma niente. Lascia perdere. Oh! Vediamo qui cosa vuol fare, vuole spezzare un braccio. Questa è una buona idea comunque, cercare di. E attenzione, Davide! Il braccio di David. Paradise Driver. Dragon Twist Cutter? O Paradise Driver, vediamo. No, Paradise Driver. Paradise, assegno. Sì! Nuovo campione! Dai. Uno, due. No, non ci credo. Aveva anche tenuto bene il braccio in modo che non venisse esposto sotto la corda. Tra l'altro, ragazzi, quando vai contro una leggenda o comunque una pseudo tale leggenda, è difficile, difficile spuntarla. Chi prova però, brava Nubis che diciamo è però un passo avanti, vediamo se ce la fa. Alla gola, questa è la gola, sì. Ma Nubis non la sentito. Anubis, bravo. Bravo Anubis qui che colpisce. Proprio. Proprio diciamo sì. La legalità si è messa all'avvento da sera, mi dico dalla regia. E poi non va a chiudere. No. Accidenti. Questa è un'occasione d'oro, è sotto la schiena da Anubis. E d'altronde comunque fare tante mosse di sollevamento contro Satama Punch. Contro uno comunque pesante come David, dopo un po' ti distrugge la schiena, Andiamo, se ci metti pure la Nerf Volt che
È vero che è una manovra del capo, però ragazzi a questo punto del match può fare dividendi, eh. E Anubis mi sembra più di là che di qua. Attenzione. Andiamo. Uno, due, e tre. No. Anubis c'è ancora. La vedo un po' male, per lui. Lei dice dai su. Su ragazzo, dai, facci sotto. E ora deve vincere. No, sbaglia! Che raggio qui da Vicioso, Anubis deve approfittare. Sbaglia, Anubis! No, sbaglia Anubis, no! Powerbomb! Lo tira giù. Vediamo. Uno, due e tre. David Johnson vince con ancora una volta con la sua maledetta powerbomb. Diciamo che qua ha fatto io ho fatto inciampare Anubis, sai che secondo me ha preso anche una facciata contro le corde, non vorrei dire. Che Anubis stava saltando, David gli ha fatto gli ha praticamente credo preso il piede o la caviglia comunque. Mamma mia. Sarà Anubis comunque però, per David. È andato vicino veramente a vincere il match. Sai, però... queste sono le volte in cui tu dici lo sconfitto ne esce bene. Sì. Nonostante abbia perso. Beh, diciamo poi che non è poi una sconfitta poi così plateale, perché ripeto, se David non avesse, diciamo, fatto lo sgambetto, possiamo chiamarlo così, ad Anubis, credo che il risultato poteva essere molto diverso. Ma poi non è che era Soldier un rematch, allora lì sarebbe stata dura per Soldier, no? In effetti. Secondo me Anubis alla fine neanche doveva essere qui, nel senso, non perché non lo merita, ma perché comunque sia è presto per il mio che sia qui. Beh, in effetti non hai tutti i torti. Quindi però... giusto il risultato secondo me, però Anubis Tara ne ha scelto noi molto bene, paradossalmente. Sì, sì, assolutamente. Cioè, quindi David, sono quelle sconfitte che ti insegnano, ecco. Sì, se ne va a WrestleMania e ci sarà da capire chi sarà l'uomo che vorrà avanzare le credenziali, appunto al titolo, perché qua non abbiamo uno sfidante per il titolo star, in effetti. È clamoroso, sì. È clamoroso, perché abbiamo quasi finito la puntata. Abbiamo finito. Non difende il titolo? Tica! Vabbè, va bene tutto, ma qua deve succedere qualcosa, perché altrimenti... Vediamo cosa succede. Se succede... No, perché la regia non ci manda a casa. No, dovete restare qua. Ci ho andato ad altre parti, sinceramente, non a casa. Qua David esulta con un bistar che si contorce dal dolore all'esterno del ring, ma... Dove va? No, David. No, fermo. Forse no, lo rialza come... Forse stretta di mano come l'altra volta con Max... No. Stretta di mano proprio col mi dicono dalla regia. Attenzione però, Anubis Storm! Questo era bravo Anubis, Ha detto, mo basta, avrei anche vinto il match, ma ora ti purgo io. Sì, qui David è stato un po' troppo prevedibile, secondo me. Sì? Vediamo. Vuole sfruttare l'occasione. È lontano. Vuole volare. Un po' troppo lontano. No, adesso si è avvicinato. Ma dove sta? Segno qui. David è giù. Eh sì. Vediamo. E poi? Cosa fa qui? Sgarassone. Sì. Un suicide dive. Probabilmente. Sì. La telecamera non ci capisce niente. Però diciamo che quando c'è un David a distanza della vicinata che ti viene addosso, non è che c'è proprio... Sì, la migliore delle cose. E poi attenzione, perché lo mette lì. Vediamo. Suplex. Lo suplexa. L'ha appoggiato. Serie di pugni. Vuoi fare? No. Vuoi fare? Guarda. Oh, viene. No, ho capito. Miseria, che botta qui. Spin leg drop. Questa, ragazzi, è una mossa. Anche. Bella dura. Bella dura e violenta, mamma mia. Spettacolare, ma anche in maniera qui David ha voluto fare il Ganassa. Infatti non ho visto. O magari potrebbe esserci un rematch, con Anubis in quel di WrestleMania. Sì. Attenzione perché Anubis adesso non è fuori dai giochi con questo atteggiamento. Infatti. Che succede? Tu sei mio. In che senso? Aspetta, no, cazzo. Che succede? Catastrofe! No! Fa colpire Anubis che era sul paletto! Non ci credo! Catastrofe aiuta David Johnson! Cioè, quindi si è venduto allora? Si è venduto! E certo, gli avrà promesso l'eternità della streak! E certo che si è venduto! Mamma mia! No, vabbè, non ci posso. Già John Cage, David Johnson, catastrofe. Forse gli OP perché non si è ben capito. E va a soccorrere l'amichetto! Va a soccorrere. Vediamo però, attenzione.
Beh, Dio, l'ha rialzato, l'ha lasciato lì. Se questo non è amichetto, non lo so, io cioè I due si godono quasi il momento. Ma che se David Johnson non era programmato? Almeno Victor non gliel'avrà riferito a David di questo patto. Perché David mi sembrava un catastrofe, po'. però guarda come per dire allora come ti sembra amichetto? No, Apocalypse Poracio. Slam, dovevi stare a casa, eh. David sta un po' lontano e dice non mi fido tantissimo, però vabbè, dicevo, banchettiamo con le carni di Anubis, Lo tanto ormai rialza fatto e poi 30, fatto 31, lo butta butta all'esterno fuori. qui, mamma mia, vediamo chi C'è c'è, un face to senti un face, comunque un face to face tranquillo, ecco, diciamo così. po' 3 troppo 2. tranquillo sinceramente, ok, la situazione è molto strana in Sì, effetti. vorrei capirci qualcosa magari settimana prossima, nell'ultima puntata di Civilization prima di WrestleMania. Magari Mamma Victor mia, Rotom ci spiegherà qualcosa in più, eh. credo e spero di sì, perché boh, chi lo E, po sa. e poi Cicco deve trovare subito un primo sfidante. Proprio in extremis, perché qua è grave la situazione, Cioè, non ti fa un ca alla fine, cioè, mamma mia. Invece eh. Però non è neanche tutta colpa sua, eh. Tanto. guardano ancora. Lei secondo me non si fida moltissimo, Però Catastrofe sembra, non so, un buon auspicio, però è Sì. strano. No, sembra uno Strano. sguardo comunque, dai. Catastrofi sem c'è sempre lo stesso suo, alla fine. Così violento, da pazzo, Sì. Ma però da mostro. David non sembra fidarsi del tutto, diciamo così. Vabbè, qualcosa ragazzi, strano. con queste immagini è veramente tutto. Dal vostro Emanuele Filoni. Dai, è molto bello. L'appuntamento, ragazzi, è alla prossima. Ciao! Ciao! Oh mio Dio, che succede? Ma Oh! Ma! che è sto? Che succede? Vorrei Stiamo programmare ancora? l'ultimo! È Dark What the Messiah! fuck? No, Franco! Dov'è? Oh mio Dio! Ma dov'è? Ma dove cazzo è andato? Dov'è? Dov'è? In che universo si trova Franco Neri? C'è No, Dark porca! Messiah! Oh mio Dio! Il Dark Messiah l'ha rapito! Oh mio Dio! Mamma Oh mia! mio Mi Dio! Oh miseria! sta bisbigliando brutte parole, mi dicono. Mamma do! Lo sta indottrinando! Oh mio Dio, mio Dio! Oh porca Eva, Lascia che che io botta ti qui! salvi, tu devi fare lasciare che io penetri in te. Anche no! Mamma mia! Oh, che botte, ma dove siamo? Non è Aspetta, minimamente ma giusto lì questo c'è luogo de. sacro. Ma dove cazzarola siamo qui però? Oh Non lo so. porca Eva! Ma cos'è cavolo lo sacco? Cos'era uno Non lo so. femore? Che Osso. Che cazzo è? Sì, femore. Cioè, ma dove siamo? Dove siamo? Dove tutto è cominciato? Dove tre fratelli contrassero la più grave delle infezioni? Dove un padre di famiglia fu costretto a bruciare i suoi stessi figli? Ma no! Ma non ci credo! No! La portata dove c'era la casa di Death, Thor e Rayman. Certo, padre e famiglia era Apocalypse, ma i figli sopravvissero perché quella che stai respirando è la stessa aria che respiravano loro quando perirono. Quest'aria era fatta dalla stessa sostanza che è fatta la mia anima. Respirare e vivere in eterno anche dopo la vita. Cioè, quindi lì non c'è ossigeno, c'è l'aria che compone l'anima di Genesis. Oh mio Dio, Madò! intanto! È colpa mia di quest'anima vagante che contamina i corpi altrui e li rende immortali. È colpa mia se la morte ora è sulla terra. Ma sono qui per salvarti. La salvezza sta nella tua morte. No, ma che No, è non questo? uccidere! Non Ma che? uccidere! No, no, no!
No, fe, fe, no, fe, no, fe, no, fe, fe, no, 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 fe